Collegamenti, iniziamo dalla partita del pomeriggio con Juventus-Sampdoria 3-1, una grande Sampdoria, mi sembra, Valerio, l'abbiamo vista e quindi la commentiamo. Grande Sampdoria e una grande Juventus, 3-1 per la Juve, la grande serata di Andy Möller, tedesco di Francoforte, 26 anni compiuti 6 giorni fa, velocissimo suggeritore e golador. La Juve priva di Gianluca Vialli, l'ex la Juve senza Dino Baggio, ma con Andrea Fortunato che ha giocato una mezz'oretta, lo vediamo, con tanta grinta. Il primo tiro in porta è della formazione genovese, punizione di Evani al 19° con parata di Peruzzi. Un po' allarmato Giulio Cesar e non ha tutti i torti. Il primo gol della Sampdoria al 26° quando Gullit, lanciato da Mancini, vince il duello col malcapitato Torricelli. Zampata da Vecchio Leone, gol che rivediamo intanto l'esultanza di Gullit. Ed ecco il suo tiro. Passa un minuto e Möller corre rapidissimo, tira, si oppone Pagliuca, ma Antonio Conte è pronto per la rete del pareggio. 1-1 e rivediamo anche questa azione. Ecco il tiro di Conte. Nel primo tempo la Sampdoria è molto attiva, qui Lombardo tira alto su cross di un ottimo Gullit. Proprio Lombardo, toccato duro in più di un'occasione, lascerà il posto a Salsano. Avvio del secondo tempo con la Juve subito in gol, azione Torricelli, Möller, Roby Baggio e rete del 2-1 ad opera del fantasista bianconero. Replay del tiro vincente di Baggio. La Samp reagisce con Jugovic che tira a lato. Al 19° il gol che chiude la partita, cross di Ravanelli per Möller che di testa batte Pagliuca e che serata per Möller. Baggio potrebbe addirittura fare poker ma spreca un'occasione piuttosto agevole con Pagliuca lontano dalla porta. Nel finale la Samp con Mancini si fa ancora pericolosa, al microfono di Franco Costa la felicità di Möller e le recriminazioni soft di Eriksson e Gullit. Sentiamo. Sono felice non per questo successo, per questa grande partita che abbiamo fatto oggi. Eravamo molto concentrati dopo la sconfitta di Roma e abbiamo visto una grande partita. Eriksson, una buona partenza, questo gol di Gullit, poi... Secondo me abbiamo giocato abbastanza bene tutti i 90 minuti, però... In certi momenti non siamo attenti sufficiente, pochi secondi dopo 1-0 non possiamo lasciare l'avversario fare un gol. Però non c'è niente da piangere, torniamo a Genova e facciamo domenica un'altra partita. Ed è la filosofia di Gullit, ed è la Juventus che piace a trapattoni, tutta grinta, determinazione e carattere, saprà reggere la formazione bianconera che sembra aver bisogno di essere provocata per reagire al meglio. E sarà sufficiente la gran vena di Möller? Un consiglio alle avversarie. Con la Juve non segnate troppo presto, la vecchia signora non gradisce e si arrabbia. Linea Giampiero Galeazzi.